Diciamo, l'ARPA e l'ATS sono assolutamente mobilitate sin dal primo momento, con controlli costanti e continui della qualità dell'area e delle emissioni. A oggi si stanno facendo valutazioni che necessitano di alcuni giorni per essere definite, ma i primi risultati ci dicono che non c'è nessun pericolo per la salute. Questo è quello che dice ARPA ed è confermato da ATS. Quindi io stesso, voglio dire, noto chiaramente nell'area un odore acre anomalo, che è quello di questo impianto che sta ancora bruciando, ma non ci risultano esserci alcun tipo di problema per la salute dei cittadini, quindi rassicuriamo, dobbiamo tenere le finestre chiuse, sopportare questo odore, ma non è pericoloso per la nostra salute.